Ma non l'ho già vista da qualche parte? È molto improbabile. E anche lei all'albergo? Ma niente affatto. Il suo viso mi sembra noto. È possibile che l'abbia visto sui giornali o sulle riviste, cronache mondane. Già, deve essere così. Le dispiacerebbe spostarsi un po'? Mi blocca la visuale. La visuale? Di cosa? Issano una bandiera bianca e rossa sullo yacht quando è l'ora dell'aperitivo. Lei ha uno yacht? E qual è il suo? Quello grosso? Oh no, in questo mondo così inquieto è immorale possedere uno yacht con più di 12 cuccette. Oh, sono d'accordo con lei. Dica un po', chi è che alza la bandiera? Sua moglie? No, il mio segnalatore. E chi prepara i cocktail? Sua moglie? No, il mio barman. Senta, se le interessa sapere se sono sposato o no. Oh, non mi interessa affatto. Beh, non lo sono. Molto interessante. Come va la borsa? Su, su, su. Scommetto che mentre parlavamo lei ha guadagnato 100.000 dollari. È probabile, lei è pratica di borsa. No, di ukulele e canto anche. Per suo divertimento? Siamo un gruppo di ragazze che suoniamo all'albergo, Susie e le sue dame del ritmo. Ah, siete dame della società. Oh sì, certo, veniamo dalle migliori università, lo facciamo solo per divertirci. Dame del ritmo, vuol dirmi che suona quella musica moderna, il jazz? Già, jazz caldo. Oh, beh, a qualcuno piace caldo. Personalmente preferisco il classico. Oh, beh, anch'io. Dopo diplomata ho studiato 3 anni al conservatorio di Donna Cecilia. Ottima scuola. E la sua famiglia non disapprova la sua professione? Decisamente. Papà ha minacciato di diseredarmi del tutto, ma non mi importa. Era una tale noia, le feste di debuttanti. Le inaugurazioni, le prime balli, allora. La caccia alla volpe. E vedere sempre le stesse facce. Già, è straordinario che non ci siamo mai incontrati prima. Sono certo che mi ricorderei di una ragazza attraente come lei. È molto gentile. Scommetterei che lei è anche buono e indifeso. Le dispiace ripetere? Vede, ho una teoria sugli uomini con gli occhiali. Che teoria? Gliela dirò quando la conoscerò meglio. Mm. Cosa fa stasera? Stasera? Potrebbe venire all'albergo a sentirci suonare. Mi piacerebbe, ma temo che sia piuttosto difficile. Perché? Io vengo a terra solo 2 volte al giorno, quando la marea scende. Oh. Per via di queste conchiglie, sono il mio hobby. Ne fa collezione? Sì, come fecero mio padre e mio nonno. Noi abbiamo una passione per le conchiglie. Il che spiega il marchio della nostra benzina. Lei, il signor Shell? La prego, niente nomi. Mi chiami solo Junior. Zucchero! Zucchero! È ora di cambiarsi per la cena! Va avanti, Daphne, ti raggiungerò più tardi. Va bene. No! Cosa c'è, signorina? Perché mi fissa così? Mi succede sempre quando esco in pubblico. L'ho riconosciuto anch'io, la sua fotografia è su tutte le riviste. Ma che riviste? Le dispiace spostarsi un po', per favore? Sì, gli blocchi la visuale. Sta aspettando un segnale dal suo yacht. Il suo yacht? Ha 12 cabine. Questa è la mia amica Daphne. Ha studiato a Vassar. Dove ho studiato? Oppure a Bryn Mawr. Ho sentito una storia molto triste di una ragazza di Bryn Mawr. Fece la spia a una sua amica e la trovarono strangolata col suo stesso reggiseno. Oh, sì! Bisogna stare molto attente nella scelta delle amicizie. Beh, credo che sarà meglio andare. È stato un piacere avervi conosciute. Verrà a sentirci suonare? Se mi sarà possibile. Oh, su, venga, ci faremo 4 risate e porti il suo yacht. Andiamo, Daphne.